Ciao a tutti, benvenuti al Purpalle, il mio talk show. Questa mattina sono in compagnia di donna Sabrina, prego accomodi. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, iniziamo questa puntata sapendo alcuni tuoi dati generali. Il giorno in cui sei nata e l'anno dove vivi e cosa fai nella vita. Allora, sono nata il 10 giugno, vivo ad Assisi. Vicino qua. E, faccio l'insegnante, sono autrice. Come? Autrice, scrivo. E i libri soprattutto per didattica speciale, ma anche per bisogni comuni. E poi ho innumerevoli hobby, mi piace suonare, cantare, leggere. E mi dicevi prima di gruppo musicale? Il Sur d'Ensemble, sì, ci siamo già conosciuti là, ci hai già intervistato durante un concerto per formato ridotto live. Allora, quando ho scritto la puntata che faremo oggi, stavo vedendo un documentario sulla storia di Leonardo da Vinci. Credi nei curriculum storici delle persone? Credo nel curriculum storico delle persone, è questo? Nel curriculum, quindi, perché... Gli trascorsi l'esperienza. L'esperienza è fondamentale, cambia le persone, quindi la formazione e l'esperienza creano ogni persona, quindi sì, penso proprio di sì. Dà importanza futile o meno alle formazioni telematiche? Vanno vagliate, credo, no? Quindi sono utili e vanno comunque vagliate per quanto riguarda le notizie di cronaca, vedere chi è il mittente, chi l'ha scritto, perché confrontare le notizie che si possono avere, se ce ne sono, se sono più fonti, quante fonti ci sono disponibili, le motivazioni che possono aver portato una persona a scrivere alcune cose piuttosto che altre, vedere se ci sono punti di incontro, differenze. Quindi le informazioni nel web vanno vagliate. Poi nel web c'è di tutto, è uno strumento come tale, l'uso che se ne fa è decisivo poi nella valutazione della positività. Pensiero a terza puntata di questo talk show, ho detto, ancora non ricordo, la tecnologia è un mezzo e non un fine. Esatto, è come è uno strumento, il modo in cui la usi fa la differenza. Per quanto riguarda la mia esperienza di autrice e insegnante, io devo molto al web perché mi permette di essere aggiornata, grazie anche al fatto che conosco le lingue e quindi posso usufruire di webinar, corsi online che magari arrivano dall'America, inglese e francese. Questo mi rende possibile un aggiornamento costante rimanendo a casa e questo ha fatto sì che io potessi anche diventare un'autrice di libri di didattica, perché con la sola formazione che avrei potuto avere frequentando i corsi locali, sicuramente non avrei potuto accedere a dei contenuti, a delle tecniche, a dei pensieri, a degli approcci filosofici, neurologici, che invece ho potuto imparare frequentando corsi all'estero da casa. Certo. Ti piace comunque la storia dell'arte? Tantissimo, l'arte credo che sia l'espressione più profonda dell'essere umano. E questo valica i secoli e lo spazio, ecco perché ci emozioniamo davanti
a un'opera di Giotto tanto quanto a un'opera di Picasso. Ti chiedo, dà importanza comunque al curriculum, tra virgolette, emotivo? Sì, penso proprio di sì. Le emozioni che hanno costruito la parte più profonda di ognuno di noi poi ci portano ad esprimere ciò che proviamo attraverso l'arte in diverse forme, e quella nostra parte risuona in chi fruisce dell'arte, perché fa parte di un essere comune, di una matrice comune che abbiamo. La fra, attenzione, fragilità emotiva è qualità o meno? A tuo pensiero. In alcuni momenti può essere una qualità, in altri un ostacolo. Dipende dal momento, da come la si vive, dal contesto, per cui se non c'è un contesto accogliente, una fragilità può fiorire. Se c'è un contesto opprimente, quella fragilità può prendere delle forme non sempre positive, oppure anche diventare una forza, come ad esempio è stato per Leopardi, no? Vivendo in un contesto per lui molto opprimente, comunque ha sviluppato una forza interiore che ha manifestato attraverso i suoi scritti, che è diventata una forza, ma il contesto poi, certo, fa sì che la persona possa comunque avere l'energia di trasformare una fragilità in forza oppure no, o soccombere. Ci sono persone che soccombono, questo va al di là di qualsiasi giudizio morale, perché non tutti possono avere la forza di farcela. Credi nei geni come lo è stato Leopardi? Sì, non so dare una spiegazione, però ci credo. Sì, la genialità è palpabile comunque spesso anche nella quotidianità, no? Magari è Certo. una questione di frequenza, in alcune persone rimane più visibile e più a lungo. E altre più sfortunate. Sì, oppure sporadico, no? Però quante volte mi capita di andare in giro, vedere un'opera d'arte e dico è geniale, o leggere una frase, una poesia, e quello è un lampo. Poi ci sono persone che mantengono questa luce e la fanno durare. C'è una costante esaltazione, nel senso buono, dimiti, cioè come dire la musica quando un pezzo di Bach ha, cioè esaltare il mito storico. Costante non lo so, questo non ti so dire. Un'esaltazione, in alcuni casi direi magari, magari ci fosse un ritorno alla mitologia greca, se per mito si intende una narrazione che fa riflettere e maturare, ben venga. Se diventa fanatismo, lì mi trovo un pochino, beh, non proprio d'accordo. Ho ascoltato un pensiero che ho riportato su internet. Il sorriso è il miglior cosmetico per il viso. È vero, Condividi? condivido assolutamente. Una persona che sorride già ti ha detto ti accolgo. Niente problemi questo? Il sorriso. Niente problemi? Sì, credo di sì. A volte basta anche in una discussione animata che si può avere. Tra persone in diversi contesti, in un contesto lavorativo, o anche in giro, Certo.
Trovare una situazione di tensione, trovare tra quelle persone qualcuno, una persona che ti guarda e sorride, quello è un'alleanza. Nella vita, dato che parliamo tra virgolette di problemi che sono cioè, nemici di, sono perché se li crea i problemi? Beh, non sempre. A volte sì, c'è l'ufficio complicazioni che è sempre aperto, cioè quello. Però alcune volte ti capitano tuo malgrado, credo, no? Ti trovi in situazioni a un certo punto problematiche, ma è la serie, tu scendi dalle stelle, nel senso che tu non ci avevi proprio pensato, ma ti ci trovi in mezzo e devi in qualche modo uscirne, risolvere, prendere delle posizioni, fare delle scelte. Quindi a volte sì, ci sono dei comportamenti che innescano situazioni problema. Altre volte sarei per dire di no, però bisogna comunque agire. Ti piace nella tua vita costantemente sognare il futuro? Sì, è una programmazione speranzosa, no? Una sorta di progettazione non rigida, ma avere un'impalcatura. Una specie di ok, ho intenzione di costruire così, poi potrei cambiare idea, potrei cambiare direzione, materiali o altro, ma intanto questa è la direzione, potrebbe cambiare, potrei tornare indietro, ricominciare da capo, ma un'idea sì, sulla quale costruire. Allora, mia cara, devo comunicarti che siamo arrivata alla fine. Bene. Della puntata, ti ringrazio. Grazie tantissimo. A te. Ricordo il mio canale, il mio sito che è www.thepurplenail.com. Non fate più problemi, che non serve. Sognate il futuro, vi auguro buona vita a tutti. Ciao.